sicuramente, pertanto... Però, signor Sindaco, volevo semplicemente evidenziare una cosa che credo che debba rimanere agli atti di questo Consiglio. Cioè, questo è un Consiglio Comunale, nel quale noi andiamo a stabilire i nuovi tributi, andiamo a presentare ai cittadini di Solovarga la previsione di spesa per quest'anno, andiamo a presentare ai cittadini di Solovarga la nostra programmazione, soprattutto andiamo a ridefinire la tassa sui rifiuti, la tassa sulla casa, andiamo a un consiglio importante. Io in assenza dell'opposizione, onestamente, io la censuro, perché io nei 5 anni precedenti, nella scorsa legislatura, io sono stato consigliere dell'opposizione e sono stato sempre presente, e così come tutti quanti i miei colleghi all'epoca eravamo sempre presenti, soprattutto quando si trattava di consigli di una certa importanza, perché la mancanza di rispetto non è verso di noi che siamo qui, ma io penso che sia verso i cittadini. I cittadini di Solovarga meritano che su temi di tale importanza venga affrontato un dibattito e venga affrontato con i modi opportuni, in modo serio, in un civile confronto tra maggioranza e opposizione, tra chi governa e chi comunque controlla l'operato di governo. Io voglio censurare questo, lo dirò anche quando ci sarà il prossimo consiglio, lo dirò perché credo che questa sia una mancanza di rispetto, ripeto, verso i cittadini, non tanto verso di noi, anzi, perché se la vogliamo dire tutta, per noi forse il consiglio dura meno, quindi non è che sia un problema per noi. Io penso che i cittadini di Solovarga meritassero un dibattito serio e aperto su queste questioni che sono vitali nella nostra vita quotidiana. Grazie per l'intervento.